Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video vedrete qualcosa di particolare, un viaggio diverso dal solito. Allora, facciamo un attimino un passo indietro. Per chi mi conosce bene sa che la mia passione più grande è il freestyle. Da quando pratico questa disciplina mi sono sempre ispirato da chi come me faceva questo tipo di allenamento. Cosa c'entra con questo vlog? Molto semplice, negli anni non avevo mai assistito a una gara vera e propria di freestyle. O meglio, l'unica gara seria tra virgolette di freestyle l'ho vista a Rizzone, a una gara di calisthenics organizzata dalla Barningate, dove per l'occasione ci sono stati molti atleti da tutte le parti del mondo. Caso vuole che proprio in questo periodo scopro che ci sarebbe stata proprio una gara di calisthenics freestyle in Germania, e precisamente alla FIBO. Cos'è la FIBO? Non è altro che la fiera più grande del fitness in tutta Europa. Chi non la conosce, vi faccio un esempio. Se conoscete Rimini Wellness, bene, immaginatevi il Rimini Wellness 100 volte più grande. E quindi, secondo voi, cosa ho fatto? Vedendo che c'era una gara di freestyle calisthenics e poi sapendo che la FIBO era una cosa veramente pazzesca, non ci ho pensato due volte. Ho chiesto subito all'Amorosa, a Marco e a tutta la compagnia se volevano venire con me alla FIBO. E secondo voi cosa mi hanno risposto? Abbiamo comprato i biglietti e siamo partiti per la Germania. Buongiorno ragazzi, sono le 5 del mattino e adesso si parte per Germania, Colonia. Secondo aereo per arrivare qua a Colonia, anzi in realtà non siamo neanche a Colonia, siamo a Düsseldorf. Dobbiamo prendere un treno per arrivare fino a Colonia, quindi... Per arrivare a Colonia ci abbiamo messo la bellezza di 9 ore circa. Mini treni, raga, guardate, sono appesi, questa è la rotaia. Comunque, tornando a noi, dopo aver preso due aerei, uno Skytrain, abbiamo dovuto prendere anche un treno che ci portasse fino a Colonia. Finalmente abbiamo trovato qualcuno che sa parlare italiano e quindi ci aiuterà. Mi fa piacere, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno, tutto grazie, a posto. Grazie. Addito 1-3. Dopo aver preso anche l'ultimo treno, finalmente siamo arrivati a Colonia. Ragazzi, come vedete lì c'è la cattedrale e ciò significa che siamo arrivati a Colonia. Dopo essere arrivati abbiamo mangiato un boccone e poi siamo andati verso l'hotel. Per strada abbiamo trovato un paio di negozietti dove vendevano cibi tipici del posto, ovvero i classici pretzel e krapfen. Ho notato che in Germania vanno tantissimo i cereali, cioè il pane con diversi cereali. Veramente ne ho trovati di tutti i tipi. Bene, stiamo continuando a camminare per il centro. Oltre ai dolci però non abbiamo visto grandi cose, no? Una volta superato il centro di Colonia siamo arrivati in hotel per il check-in. Questo è il nostro hotel e fa veramente tristezza, sembra un carcere. Guardate il tempo, come rende il tutto più uggioso. Una volta fatto il check-in siamo saliti in stanza, abbiamo messo giù le nostre cose e abbiamo fatto un riposino, anche perché dopo quel viaggio da 9 ore eravamo davvero stanchi. Niente, gli altri sono in stanza che dormono da tipo 13 ore, una roba del genere. Noi invece super fresh. Ci siamo rotti le balle, adesso siamo a fare un giro, anche se fa freddissimo, ripeto. Guardate che edifici qua, a Colonia. Non so come descriverla, è molto cupa come città. C'è abbastanza verde per essere comunque, sì, appunto, una città. Mentre stavamo camminando ci siamo soffermati in un ponte che era tappezzato, ma veramente pieno di lucchetti. Sarà stata una fila da almeno 300 metri piena di lucchetti. Quei lucchetti erano i classici lucchetti che mettono le coppie per dimostrare il proprio amore, ecco. Dopo un po' che camminavamo c'è salita una certa fame e allora abbiamo cercato su internet quello che era magari il cibo tipico di Colonia. Abbiamo scoperto che la cosa che va di più in assoluto in Germania è la classica salsiccia di maiale. Guardate che bellezza, ragazzi. Una volta finito di mangiare mi ha scritto Marco che si erano svegliati. Allora ci siamo beccati di nuovo con loro e abbiamo visitato ancora meglio il centro di Colonia. Let's go, si va in fiera. Andiamo, Elena. Bonjour. Bonjour. Finalmente eravamo arrivati all'ingresso della FIBO. Dopo aver superato tutti i controlli tra biglietti, green pass vari, finalmente eravamo arrivati in fiera.
concentrati, il mio istinto calistenico è venuto subito fuori. Allora, adesso sto per fare la sfida di quanto rimango appeso. Lo prova prima Marco e poi provo anch'io. La sfida era molto semplice. Dovevi rimanere appeso un minuto e se vincevi ti davano in premio un energy drink. Il primo a partire è stato Marco, che per sua sfortuna gli è scivolata la mano e a 56 secondi è caduto. Subito dopo ho provato pure io. Sono riuscito a stare tranquillamente un minuto appeso. In più, non contento, per finire gli ho sparato anche un muscle up finale. Sono qua con mio fratello Paco che oggi gareggia. Oggi gareggia. Mi raccomando, però devi spaccare tutto, eh. Dai, fratello! Oh! Ok. Lo riprendo. Paco ha fatto un set della Madonna. Purtroppo non è riuscito a passare le qualificazioni, però devo dire che è stato davvero bravo. Ha gestito l'ansia e l'emozione al meglio e ha tirato fuori un set della Madonna. Abbiamo trovato il manager di Zec Plus Germania, che ci ha regalato le Legend Bar al burro d'arachidi. Queste non le avevo mai assaggiate. Adesso sono un po' più curioso. Ragazzi, queste barrette proteiche da mesi non c'erano sul sito. Infatti la barretta è molto più arrogante, a mio parere è molto più grande e soprattutto ha dei gusti che a me piacciono tantissimo, ovvero burro d'arachidi e marmellata, cioè un mix letale. Quindi se volete provare anche voi queste barrette o in generale volete fare degli acquisti sul sito della Zec, vi ricordo il mio codice sconto Jackie13 che vi farà risparmiare il 10% su tutti gli acquisti. Dopo un po' che giravamo la fiera abbiamo notato che in uno stand c'era una persona davvero interessante. Ebbene sì, signori, era Martin Ford. Per chi non lo conoscesse, Martin Ford, oltre ad essere un colosso come state vedendo, è un attore di Hollywood. Infatti ha girato diversi film. Uno tra questi è Fast and Furious 9.
parco, cavolo! Secondo giorno quasi giunto al termine e io sono abbastanza stanco e provato perché sono due giorni comunque che facciamo 30.000 passi. Stiamo assumendo una quantità smisurata di zuccheri, caffeina e quant'altro e ci siamo tanto divertiti. Ho fatto anche una sfida sulla verticale, ho fatto un po' di freestyle, abbiamo girato tantissimo e devo dire che questa fiera è veramente enorme. Devo dire che in questa fiera mi sono un sacco divertito, ho visto un sacco di cose fighe, abbiamo conosciuto un sacco di persone e ho avuto modo di stare di più con Marco e tutti gli altri miei amici. Consiglio questa esperienza a tutti, anche perché nella mia vita non mi sarei mai immaginato di fare un viaggio proprio a Colonia. Quindi oltre ad aver visitato un paese nuovo, ho visto quella che è la fiera più grande d'Europa. E detto questo, comunque, a proposito di fiera, mi vedrete sicuramente a Rimini Wellness, ragazzi, e quindi ci vedremo anche là. Comunque nel complesso, devo dire che è stata un'esperienza bellissima. Raga, questa avventura finisce qua, ci siamo divertiti un casino. Questa è stata la clue di questo viaggio. Abbiamo conquistato la Germania e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Vamonos. Ciao. Vamonos.